Donato Renzetti è stato sindaco di Spoltore per due mandati, dal 97 al 2007. Diciamo che con proprio l'amministrazione Renzetti è iniziata l'epoca del centrosinistra sempre presente al governo di questo comune. Intanto è contento di come stanno andando le cose? Molto contento, perché vuol dire che si è lavorato bene. Il sindaco attuale, che tra l'altro ha avuto due mandati pieni, e ha lavorato bene sulla scia di una strada aperta, come ha detto lei, nel 97, che ci ha portato a riconfermarci sempre, perché siamo riusciti a intercettare tutto quello che i cittadini di Spoltore desideravano, e noi l'abbiamo portato. Strade, scuole, recuperi del centro storico, tutte innovazioni, e in più abbiamo portato attività produttive, che è stato importante per quanto riguarda l'economia collettiva di questa cittadina, che oggi può definirsi tale e competere anche con altre cittadine della nostra provincia, avendo un background forte. E adesso vedremo come questa nostra forza che abbiamo dimostrato sarà utile e importante, se la nuova Pescara andrà avanti, ma per ribadire un concetto: che stiamo nell'area metropolitana, ogni realtà ha la sua specificità e va salvaguardata. Non ci può essere accaparramento di territorio, ma una distribuzione migliore dei servizi sanitari, scuole superiori, trasporti. Questa è la base di rivendicazione con cui vogliamo entrare. Poi la nuova sindaca saprà, lei insieme a tutti quanti noi, a tutti gli eletti, come portare avanti questo progetto, ma noi su questo dobbiamo lavorare, e io penso che questo sia la cosa più importante. Da buon politico, lei mi ha anticipato la domanda, perché sapevo che sarei andato a parare proprio sulla nuova Pescara, perché insomma è l'evento che potrebbe caratterizzare l'imminente futuro, e Chiara Trulli, se sarà lei poi il sindaco, attendiamo l'ufficialità, potrebbe essere anche l'ultimo sindaco di Spoltore. Lei come la vede? Come ha interpretato questo processo di introduzione alla nuova Pescara? Io diciamo, quando c'è un referendum e la gente vota, la democrazia ha sempre il suo valore. Io avrei agito diversamente. Io sono per l'area metropolitana. L'area metropolitana, con l'insieme dei servizi che può mettere a disposizione non soltanto del comprensorio pescarese, ma di quest'area larga, che può essere una forza, come è successo intorno ad Ancona, come è successo in altre realtà. La città più grande, più forte, diventa però quella che spinge tutta l'economia della zona, e quindi diciamo un'area larga. Io la chiusura istituzionalizzata, la nuova Pescara, per me non era e non è la soluzione migliore. Però adesso di qui dobbiamo partire, sperando che poi si vada oltre e tentare di essere una forza territoriale, economica, finanziaria, che con la controparte slava si interfaccia anche per l'espansione dell'economia. Ecco, non deve essere una cosa soltanto, per dirle con parole poche, delle case da costruire. Senta, è stato molto chiaro nel suo messaggio. Una cosa di cui stavamo discutendo anche a telecamere spente, e la porto lì per chiudere questa intervista: ai suoi tempi si faceva il 78-80% di affluenza, lei raccontava anche di comizi fatti in piazze strabordanti qui a Spoltore Capoluogo, ma anche nelle frazioni. Adesso siamo con un'affluenza che sfiora il 55%, ed è un dato ormai che si va consolidando anche a livello nazionale. Spoltore è passata dal quasi 63 dell'ultima tornata elettorale a questo 55. Ma cosa sta succedendo? C'è una disaffezione alla politica, c'è una, allora, troppa politica fatta male. Se uno apre il telegiornale, la televisione, notizie, dibattiti, però la gente vuole il progetto, il programma, e invece è una sfida continua. La disaffezione è dal fatto di non sentire i temi che più lo riguardano. Io vedo questo, e diciamo
e non ci sono più i partiti tradizionali. Cioè il partito è importante per far crescere una cultura politica. Ci sono persone che sono diventati amministratori, sindaci, anche deputati, che viene dal nulla. Saranno professionisti, ma essere un bravo professionista non significa che diventi un bravo politico. Manca la gavetta. Manca la gavetta, lo studio. E riconoscere intorno a un progetto sociale. Cioè non è che uno si inventa dall'oggi al domani, una volta, che ne so, il fisco, un'altra volta il lavoro, l'occupazione, le cose vanno collegate, fanno parte di un progetto governativo sano. Poi ci si confronta, c'è la parte più destrorsa, la parte più avanzata, però i tempi degli anni 70, 60, 70, c'era il centro-sinistra, ma sono state fatte cose importanti in questo paese. Quello che manca è una ragionevole visione del mondo attuale.